Notte suonò l'allarme e noi partimmo ai piedi del letto, avevamo lo zaino e ci portarono all'aeroporto di Ciampino. Da Ciampino con l'aereo ci hanno portati a Trapani, con i pullman dell'aeronautica militare, e ci hanno portato sui posti a Castelvetrano dove si fece il campo base. Io non capivo ancora cos'era il terremoto, ma non solo io, perché anche gli altri miei colleghi, perché per la maggior parte eravamo ragazzi, avevamo 20 anni. Cioè, si vedevano solo mattoni, non, le case non esistevano più. Sentimmo questa voce che diceva ci sono anch'io e in pratica rimanemmo di gelo. Così io cominciai a farla parlare, a chiedere come si chiamava, quanti anni aveva, dove era casa di chi, e lei rispondeva filo per segno di quel che io gli chiedevo, lei mi rispondeva. Arrivammo a scorgerla che era sotto a due travi che si erano incrociate. E lei era lì sotto, l'abbiamo recuperata e poi l'abbiamo portata sotto al paese. Dopo qualche giorno purtroppo abbiamo saputo che lei era morta. Lei mi ha detto che si chiamava Eleonora Di Girolamo, mi ha detto che era lì con la sua nonna, che andava a scuola, perché cioè, per tirarla fuori abbiamo impiegato circa credo due orette buone. Nel momento in cui sei lì che fai il soccorritore, credo che uno pensa a quel che deve fare, a quel che fa, e non pensa ad altro. Io mi fermai qui per una quindicina di giorni. Io una catastrofe così non l'avevo mai vista, e spero di non vederne.